farlo alla festa, nel senso che comunque era un quadro, un disegno, per me c'era, secondo me c'è un senso di esclusione, no? Da questo che si, qualcuno che da fuori sta, guarda quella finestra illuminata. E io penso che tutte le mie casette, tutti i miei locali siano uno sviluppo di questa finestra, di questo disegno. Io penso che per quello che poi ho deciso di creare davvero le luci. Perché comunque la finestra illuminata è la cosa che, insomma, che sto continuando a fare, quella finestra lì. Io non so fare davvero, dipingere delle luci. Allora ho pensato di mettere le vere luci, di costruire. Io ho provato qualche volta a dipingere delle atmosfere notturne, delle case con i lampioni, no? Proprio per appropriarmi di queste cose bellissime che però non potevo vedere tutti i giorni. E, però niente, io sono venuta autodidatta, non ho neanche la pazienza di prendermi i libri, imparare come si fanno le ombre. Niente, sono troppo impaziente per imparare qualsiasi tecnica che non sia quella che mi trovo io. Lavoro sempre in estrema economia di mezzo. Io uso la taglierina quella che ha gli scat, che ha la lama praticamente divisa in settori, no? Che quando tu consumi un po' la lama, togli via quel pezzetto di lama e la lama come nuova, no? Però io questo lavoro lo faccio sempre quando sono ridotta, che ormai non taglia più neanche, non so, neanche il burro. E col fatto che questa taglierina non è molto tagliente, a volte incontra resistenza, soprattutto quando lavoro col cartone molto spesso. E mi capita che magari di colpo mi esce fuori dal cartone, e per cui tutta la pressione che sto applicando sulla taglierina finisce o per terra o su qualche parte del mio corpo. Una volta che è capitato nella gamba, mi sono fatta abbastanza un bel taglietto. Un'altra volta sul polso, per fortuna lì è stato solo sfilato, perché se affondavo sul polso, proprio qua, come ho affondato sulla gamba, dovevo chiamare. Poi adesso qua va attaccato il... ci va poi fatto tutta questa plafoniera particolare con poi la lampada che viene giù. Qua lo appendo, vedi questo anello qua. Mi piace molto vedere i bambini che guardano le mie cose. Ecco, l'unica cosa che io rimpiango della dimensione del bambino è che per il bambino quello che lui sta vivendo in quel momento è tutto. Non c'è né un prima né un dopo. Il bambino quando gioca è immerso ed è tutto lì e non c'è altro. Invece man mano che cresci, infatti il tempo per te passa molto più in fretta. Perché è la percezione, perché in un pomeriggio tu lo vedi inserito in un mese, in un anno, addirittura sei capace di vederlo inserito in un ventennio. Quando sei un bambino, quel pomeriggio è eterno, perché c'è solo quel pomeriggio, in quel momento.
e così c'è solo quello con cui state giocando. E comunque queste, le mie casette sono comunque uno sprofondamento in un mondo che è tutto lì. Lo scotch perché devo aprire le forbici. E poi la cosa bellissima è che questo di ferro ti permette di creare qualsiasi volume storto, e poi se usi il fil di ferro, se inizia a voler essere precisissimo, ti vengono delle belle cose ondulate. E io odio le righe dritte, squadrate, che per me sono proprio una cosa fredda, sterile. È un lavoro che odio. Quindi mi piaceva questa tecnica, oltretutto era una tecnica economicissima, perché un chilo di fil di ferro costerà 3.000 lire, di quello grosso neanche, la carta da giornale la recuperi e la colla hai 5.000 lire, una confezione di colla in polvere che ti dura per mesi, per cui anche una cosa. L'ho messo, non so, questo gradino è troppo più stretto. Delle case illuminate, ho detto le costruisco e me le guardo.
all'inizio inizia a correre e di solito dopo 2-3 minuti è morto, no? E a quel punto ti viene proprio la voglia di fermarti, ti senti stanco. Se riesci a superare quel momento, innesti quella che io dico sempre, ho innestato la velocità di crociera, ho preso il ritmo, anche in una camminata in montagna, no? E passato quello scoglio, che è il momento più duro in cui vuoi mollare, in cui sei stanco, non ce l'hai più, poi secondo me vai avanti. Ora, quando io lavoro, non è naturalmente solo una cosa fisica, non è tanto una fatica fisica quella iniziale, ma è la fatica di quando ti è richiesta una grandissima fiducia in quello che stai facendo, no? Perché è tutto ancora lontanissimo, non vedi ancora niente di realizzato e niente, devi credere che quello che stai facendo poi alla fine verrà bello, perché magari almeno il mio lavoro ha delle lunghe tappe di avvicinamento, no? Perché così tu inizi a fare le strutture in fil di ferro ed è lunghissimo, rinizi a rifoderare le carte ed è lungo e ancora non vedi assolutamente nulla di rifinito, nulla che ti possa dire la cosa sta venendo bene. Diciamo che l'80% del tempo impiegato lo impieghi in questa fase di avvicinamento che è per niente gratificante. Quando arrivi ad aver superato, arrivi al 60%, poi di colpo ci sono, non so, quando dipingi, in un giorno dipingi e di colpo quello che era una cosa totalmente iniziale, abbozzata, diventa invece qualcosa che ormai si appresta alla fine. E a quel punto, quel 20% può essere anche lunghissimo, possono essere anche 5 giorni di lavoro, ma ormai non importa più se ci sono ancora tante ore di lavoro, perché comunque ormai non è più difficile crederci. Io lo pongo un pezzo nel plastico ad un certo punto perché sento che deve stare lì. Cioè sento che quella cosa va lì. Non so, anche niente così perché lo sento. Perché non è che ho... Sì, io ho un bisogno mentale quando parto, però non è definito assolutamente in particolare. Cioè non so, è così. Magari sposto una sedia di mezzo centimetro, perché e non c'è in teoria nessuna cosa per cui quella cosa debba stare lì, no? Però niente, se non sta così non sta, non va, non funziona.